Ok, direi che la stagione sta andando peggio del previsto. Sì, mi sa che la scelta di simulare tutto per arrivare fino al mercato di gennaio non è stata una grande idea. Giusto, hai ragione, e ho anche un'ottima strategia in mente. Beh, se si tratta di comprare svincolati per poi spendere una cifra in stipendi, ti ricordo la situazione attuale della Juve con Rabiot e Ramsey. Ah, giusto. Altre idee? Ma certo, visto che non abbiamo una lira, puntiamo sui prestiti. Dai, che potrebbe anche funzionare. Perfetto, ho contattato subito Ronaldo. Cosa, sei pazzo? Dai, magari accetta. Dice che c'è un problema di durata del contratto, ma secondo me è una scusa. Allora Messi? E ovviamente anche lui ha detto la stessa cosa, ma guarda che caso. Ah, ho capito qual è il problema. Direi. Sono appena arrivati nella loro squadra, proviamo con Mbappé. Niente da fare, amico. Forse sbaglio a cercare gente del PSG. Ma non è quello che... Proviamo con Lewandowski. E niente da fare neanche per lui. Come te lo devo dire che giocatori del genere nella nostra squadra non ci vengono? Ah, è vero. Oh, finalmente hai capito. È perché devo puntare su gente più giovane. Adesso vedrai, con Haaland andrà benissimo. E tac, niente da fare. Dai, ma che cattivi, sono in prestito per qualche mese, poi glielo ridò, ho promesso. Ascoltami un secondo. Ah, dimmi. Non ti converrebbe puntare su gente un po' meno forte? Sì, vabbè, che senso avrebbe prendere degli scarponi? Scusa, tanto vale che mi tengo i miei. Ma no, intendo gente normale. Fermo, ho capito dove ho sbagliato. Io ho paura di no. È il campionato. Beh, effettivamente, forse se puntassi su quello italiano... Bisogna provare a insistere su quello inglese. Come dici tu, Ronaldo non è un giocatore normale, quindi con lui non avevo chance, ma magari con gli altri. Oh, niente, non capisce, oh. Forza, partiamo con Sterling. Ma ti pare che il City te lo dia? Giusto. Allora proviamo con Gabriel Jesus. Sì, certo, sono proprio lì pronti a svendertelo. Perché non chiedi anche Kane al Tottenham? Ma perché non ci ho pensato prima? Sei un genio. No, ma guarda che io scherzavo. Forza, vai con Kane. Se questo libro parlasse, farebbe morire dal ridere. Ora in libreria. Ragazzi, scusate il piccolo spam, volevo solo ricordarvi del mio libro per chi non l'avesse ancora preso. E inoltre lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie mille. Andiamo avanti. Niente da fare, bro. Aspetta, non mi lasceranno lui, ma sono sicuro che per questo accetteranno Jungmin Son. E invece io son sicuro di no. Oh, che gente meschina, neanche un piccolo favore. Ascolta, non è che sono tutti qui a regalarti giocatori perché sei il più bello. Ci vorrebbe un miracolo. Ma certo, un miracolo, come quello dell'Leicester. Prendiamo Vardy. Non penso proprio che... Aspetta, ma è a Liverpool? Vabbè, magari saranno più carini, visto che loro hanno già Mané, Salah, Firmino, eccetera. E ovviamente no. Poi il bello che neanche trattano. Cioè, ci sarà qualcuno che avrà qualche giocatore che non fa giocare? Devi provare con giocatori meno forti. Vero, devo smetterla con i marziani. Aspetta, marziani? Martial! Sicuramente meglio di prima, ma non penso che funzioni. Oh, vabbè, io ci provo. Ed ecco qui un altro bel muro in faccia. Non vorrei che gli inglesi non abbiano ancora superato il trauma degli europei. Beh, secondo me se fossimo arrivati con i soldi del PSG sarebbero stati zitti e ci avrebbero regalato pure i dirigenti. Sì, quelli è vero, e probabilmente ti avrebbero anche rimosso come allenatore, visto che non riesci a trovare neanche un minimo di giocatore. Non è che non riesco, è che non mi dai l'opportunità di farlo. Allora forza, fai tu. Visto che all'estero non funziona, forse dovresti provare in casa tua. Qui? Ma guarda che io sono già tesserato, e poi di chiamare i miei o far giocare mia nonna non mi sembra il caso. Ma no, parlo del campionato italiano. Ah, ok. Ma chi è il capocannoniere del campionato? Vlahovic, ottima idea, l'ho contato subito. No, fermo. Ma non fare altre figure, intendevo in questo campionato. Ah, quello intendevi, e dillo subito, no? Allora, da quel che vedo abbiamo João Pedro, Zapata e Rebic a pari merito. Ottimo, allora abbiamo tre opzioni. Perfetto, però io voglio lo stesso Vlahovic. Ah, ma perché non mi ascolta mai? Forza Dusan, vieni da noi, abbiamo i biscotti. Il contratto è troppo breve, non ti ricordi che va in scadenza a giugno? Ah, giusto, però proveremo l'assalto a giugno. Ecco, nel mentre potresti provare con quelli che ho detto, di grazia. Di grazia? E dove gioca? Dai, non fare l'idiota e cerca quei cavoli di giocatori. Sì, mi scusi, capo. Mamma mia, che carattere. Con quale vuoi iniziare? Rebic, tanto so già che diranno di no. Infatti avevi ragione. Te l'ho detto, mica lo danno a una concorrente per il titolo. Ma se non siamo neanche tra le prime quattro? Beh, ma si può sempre recuperare. Certo, se ribaltano la classifica. Vabbè, adesso proviamo con Marcolino. Chi? Arnautovic. E perché lo chiami così? Beh, mi sembrava adatto. Vabbè, certo, per un bestione di 1,85 m per 78 kg. Sì, forse è vero, meglio Marcone. Beh, comunque tu voglia chiamarlo, non sono interessati a darlo in prestito. Ok, vediamo con Giorgio come va. Quello non era un anime. Sì, ma mi sembrava anche carino.
Pinguino come soprannome. E niente, neanche lui. Eh no, ascolta, mo basta, provo a prenderlo. Ma no, cosa fai? Shh, sta arrivando. Sì, salve, sì, accomodi, prego. Ho un'idea, proponi lo scambio. E con chi? Lombardo. Ma quello non è capace. Ma lui non lo sa. Mamma mia, speriamo bene. E fai all-in con tutti i soldi che abbiamo. Ma sei fuori, il presidente ci ammazza. Vedrai che sarà contentissimo quando gli porteremo un fenomeno. Ah, va bene, ok, questa è la nostra offerta. Oh cavoli, se n'è andato in malo modo. Sembra di aver sentito anche sbattere la porta. Per forza, il valore era di 21 e noi gli abbiamo offerto 2 milioni. È come cercare di pagare da cracco con la mancia di Natale della nonna. Discorso da conti, e comunque ho un'altra idea. Quale? Metodo Juve. Io non vorrei né calciopoli né uno scandalo alla Suarez, grazie. Cos'hai capito? Intendo di provare a prendere gli stessi attaccanti che sta cercando di prendere la Juve. E a che pro? Boh, non lo so, mi è venuto in mente a caso. Vabbè, proviamo, non mi sembra che ci siano idee migliori. Allora, fammi pensare, proviamo con Aubameyang. Poi sai, lui ha famiglia Gallarate, Varese, siamo vicini, no? Niente da fare, problemi di durata del contratto. Mamma mia, però hanno la scadenza più corta di un formaggino. Beh, c'è Icardi se vuoi, ma dubito che Vanda voglia venire a Varese. Proviamo, non ci sono molte alternative. Niente, loro non sono proprio interessati. Mi sa che avevi ragione. Aspetta, ma non ne manca uno? Ah, giusto, Scarrafone! Scamacca, idiota! Ehi, non insultarlo, vediamo se Sassuolo lo smolla. Niente prestito. Allora, altro Lin e aggiungi anche Fiore. Sicuro? Sì, tanto non lo faccio mai giocare, non mi piace il nome. Niente da fare, vogliono 14 milioni. Ma cosa sono fuori di testa? Chiudiamo? Chiudiamo. Niente, mi sa che non avremo nessuno in questa sessione. Ah, la vedo grigia, non so proprio come fare. Aspetta, ma se puntassimo sui giovani? Sì, certo, come se li conoscessi tutti, non ho mica in testa il database di FIFA. Beh, lascia fare a me allora, ok? Va bene, anche se dubito che tu abbia le mie doti di talent scout. Ah, quello è sicuro, guarda. Ah, vedi che lo ammetti. Vabbè, ma piuttosto che rimanere all'asciutto, meglio i giovani, forza. Ok, il primo che ho trovato è Diallo, giovane promessa dello United. Bene, ora sei pronto a parlare con il boss? Un po' emozionato, ma certo. Perfetto. Salve, come sta, signor Solskjaer? Oh, chiedigli un autografo. Non mi sembra il caso. Giusto, giusto. Allora, parliamo di affari. Perfetto, direi che un prestito a breve termine per il ragazzo si possa stare. Così poco? Almeno siamo sicuri che accetti. Onesto. E per il pagamento dello stipendio facciamo 60 noi e 40% voi, va bene? Sì, accetta tutto. Perfetto, abbiamo concluso. Sì, almeno uno l'abbiamo preso. Ora parliamo per un difensore. Ma no, dai, non hanno accettato. Già, non vogliono il prestito. Ah, lo sapevo, ma perché stiamo antipatici al mondo? Vabbè, dai, può capitare. Altre idee? Proverei con un attaccante di talento. Sì, forse è meglio. Palmer del City. Grande, parlerai col mitico Peppe in persona. Esatto, incredibile, non vedo l'ora. Eccolo che arriva, chiedigli un autografo. Ti ho detto di no. Dai, ma almeno un selfie. Così qua, no, dai, non è professionale. Prendiamo sto giocatore e basta. Giusto, prendi tutto, se vuole gli do anche casa mia. Non sarà necessario, accettato. E vai, se! Bene, ora li proviamo. Ottima idea, andiamo. Ok, ci siamo. Aspetta, ma sbaglio o non vedo quelli nuovi? Tranquillo, non saranno ancora arrivati. Se ci vuole un attimo con l'aereo e tutto. Oh, strano, vabbè, ormai giochiamo. Così vediamo come è migliorata la mia squadra, visto che ho simulato fino adesso. Siamo contro il Sassuolo. Bene, facciamoli pentire di non averci dato Scamacca. Attenzione, palla buona. Forza, dai, vai con il tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Sì, ma tira però. Sì, hai ragione, palla indietro. Tiro in gol. E vai, 1-0, siamo fortissimi. Guarda un rabat. Subito vai, bro. Tiro. E siamo 2-0, baby. Occhio, stanno passando dal fondo. Ma no, dai, vanno sempre fuori quei palloni lì. Le mani vola. Cavoli, che botta che ha preso. È libero, presto. Attenzione, girata incredibile. Tira. Gol. E fai, non ci fermano più. Uno, arrivano. E ovviamente arriva il gol, mi sembra ovvio. Comunque la regola di non parlare per non portare sfortuna vale sempre, eh? Sì, forse avevi ragione. Forza, dobbiamo chiuderla. Guarda lì, Mattias. Passaglielo subito. Certo, arriva. Tiro. Gol. E vai, vinto 4-1. E adesso che arrivano quelli nuovi sarà ancora meglio. Mi sa che non arriveranno. Cosa? Perché? Hanno rifiutato entrambi il prestito. Oh no, ma non vinceremo mai il campionato. E c'è anche di peggio. Che? Cosa ci può essere di peggio? Abbiamo beccato il City nel sorteggio degli ottavi di Champions. C'era 7 dei poveri contro Pep Guardiola.
Oh, siamo spacciati. Quest'anno zero titoli. Beh, ragazzi, sì, il calciomercato non è andato per niente bene. Diciamo che la tattica di spendere tutto a settembre non ha avuto i suoi frutti. Anche perché non voglio venire da me neanche gli scarti, quindi... Il video di oggi termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E arriviamo a 10K per un nuovo video su FIFA 22. Magari con la Champions, visto che manca poco agli ottavi. Sempre se li fanno, qua non c'è niente di sicuro. Ci vediamo in settimana con nuovi shorts e venerdì con un altro nuovo video. E... bella! Come cavolo lo batto il City con sta squadra? Cioè, è come far combattere Krillin contro Freezer.